Salve ragazze, salve, benvenute in camera mia, eccoci Ci qua, va, eccoci ci qua. va. Benvenute in camera mia, benvenute. Allora ragazze, ho visto su un canale che mi sono messa a seguire ultimamente, vi lascio qua in sovraimpressione il link al canale, che c'era questo video tag molto carino che si chiama YouTubers delle mie brame. È un tag composto da aspettate, quante domande? Vediamo un po'. Da 16 domande. Io ho sempre la mia agendina, ora devo trasferire tutto di là perché questa qua si è un po' incasinata, si è un po' sciupata e quindi devo trasferire tutto là. E piano piano ecco, riesco a rifare anche tutti questi video tag che mi ero lasciata indietro per fare, insomma. Allora, dunque, prima domanda: YouTuber che segui sempre. Allora, la YouTuber che seguo sempre, non mi perdo mai, 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 mai un video, è Giuliana. Giuliana è Makeup Delight, la conoscete tutti, non è che non la conoscete. Io di lei seguo tutti i video che fa, sia per quanto riguarda le review, perché mi piace come spiega la dimostrazione dei prodotti che testa, ecco, e sono sicura al 100% che quando li testa lei i prodotti sono buonissimi oppure fanno schifo, ecco. Poi dipende anche un pochino dal gusto personale delle persone. Comunque, la maggior parte su 100 prodotti che testa, 95 sono son quello che dice lei, ecco. E quindi seguo sempre. Ecco qua, seconda domanda, YouTubers che ti è scaduta. Ora io non voglio fare polemiche su questo video tag perché si fa pestà un po' insieme tra amiche, tra insomma così tra per parlare un pochino, ecco, tra di noi, e quindi non è che voglio fare polemiche di parlare male delle persone, per l'amor di Dio, è la mia ultima cosa, perché mi sembra che di polemiche ne ho fatte abbastanza in passato, quindi ho deciso che da ora in avanti non voglio fare polemiche. Allora, quindi Leo. C'è Leo. Allora, la YouTuber che mi è scaduta è Miss Creamy Creamy, com'è che si chiama? Nel senso che non è che mi resta in cima a coglioni, per l'amor di Dio, non voglio parlare male delle persone. Diciamo che a me personalmente mi piaceva quando faceva quei video all'inizio, faceva quei video di tutorial e di trucchi, era simpatica e tutto. Ora ultimamente, cioè fa le cose di outfit che durano 2 o 3 secondi, lì 2 o 3 minuti, 1 minuto, pure ci porta lì nella sua casa a vedere tutte le sue bellezze che c'ha in casa, cioè voglio dire, non mi piace più, non la seguo più con tanta gioia come mi piaceva seguirla prima, ecco. 3 YouTubers che ti piacerebbe incontrare. Allora, la YouTuber che mi piacerebbe incontrare, che mi segue da tantissimo tempo, io ahimè per mia colpa la seguo da pochissimo tempo. Comunque, è una YouTuber che a me, mi è restata simpatica fin dal primo momento che l'ho vista, perché a volte le ragazze ti commentano, però o per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, dopo lo guardo, vedi che hanno il canale che fanno video, però ecco, dici magari per mancanza di tempo non riesci mai a stare dietro, e quando c'hai tempo magari non ti ricordi che quella ragazza ha commentato e quindi lasci un pochino correre. Poi alla fine guardi il canale e dici: Madonna, ma guarda che simpatica, ma guarda che brava, e ti devi ricredere. Quindi la ragazza, la YouTuber che vorrei incontrare è lei, la Camilla Milanesi, che tra l'altro è una toscana come me, quindi speriamo che prima o poi ci possiamo incontrare. Ami, vai, yo yo yo, come fa lei, amore, mi fa morire dai ridere. Tra l'altro voglio ringraziarla perché mi ha menzionato in un suo video, e quindi sono
sono davvero, cioè, felicissima, mi si riempie il cuore di gioia, ecco. E quindi ecco, vorrei incontrare la Camilla e prima o poi succederà perché dovrebbe stare dalle parti di Siena, a quanto ho potuto capire. Io sto in provincia di Siena, quindi dobbiamo incontrarci in tutti i modi. Ami, vai, amore. Magari quando venga a Siena si va al ristorante giapponese se ti piace, oppure si va a mangiare una pizzina insieme, vai. 4, quindi ci avanzi una pizza, ricordatelo. 4, YouTubers che ti piacerebbe imitare, parodia. Ora io non sono tanto brava a fare le parodie, quindi non è che mi piacerebbe imitare qualcuno, anche perché se imiti qualcuno non sei più te stessa, quindi e a fare le parodie non sono brava, assolutamente, sono proprio una ciompa, come dice la Elio. Allora, 5, YouTuber che hai scoperto da poco. Allora, è un ragazzo, lo YouTuber che ho scoperto da poco, si chiama Emanuele Castelli. Cioè, io so cascata alle nuvole, sono proprio cascata. Nel senso che, mamma mia, che lavori che fa. Non ho mai visto una cosa di genere. Cioè, è spettacolare, ragazze. Cercatelo perché è veramente spettacolare, è un bravissimo, bravissimo, un make-up artist stupendo, veramente fa dei lavori eccezionali. Allora, 6, segui YouTuber straniere? Se sì, quali sono? Allora, sì, seguo YouTubers americane o straniere, non so se sono tutte americane oppure qualcuna non è americana, però la maggior parte delle YouTubers che seguo sono americane. Allora, c'è Dulce Candy perché mi piace tantissimo, fa dei tutorial spettacolari. Poi basta. Siccome io con l'inglese non sono tanto pratica, nel senso che lo parlo malissimo, però riesco a capirlo. Poi, se c'è i sottotitoli apposta nei video che si possono mettere, e quindi ecco, cerco di aiutarmi con i sottotitoli dei video, e quindi si riesce a capire bene, insomma, di che si parla o di che non si parla. E quindi ecco, una è Dulce Candy, l'altra è Nicole Guerrero, non so come si dice, però mi piace tanto anche lei. È troppo buffa. E poi c'è la Crispy che è favolosa, è bionda, fa dei lavori anche lei meraviglievoli, meraviglievoli, come dice Dery Bruno, mi fa morire la Federica. È proprio bravissima la Crispy. Alla 7, ti sei iscritto da qualche canale? Perché? Allora, io mi sono iscritta da un canale che seguivo con tanto amore perché mi piaceva tantissimo. Allora, il canale è quello lì di Pepper Chocolate 84, nel senso che finché lei ha fatto video tutorial, cioè video di make-up, tutorial di make-up, io l'ho seguita perché. Madonna mia, sta tosse mi passa più. Perché mi piaceva tantissimo. E tra l'altro la ritenevo anche brava. Dopo ho iniziato a fare vlog su vlog Los Angeles, Las Vegas, chi più ne ha più ne metta. E a me personalmente, cioè, se voglio andare a visitare un posto, non c'è bisogno che mi ci porti lei, insomma. Sì, io non ci potrò mai andare in America perché non c'ho soldi, poi mai dire mai nella vita perché magari vinco il Superenalotto e magari ci vado, però cioè, voglio dire, sì, fai un videoblog, cioè che ne so, io l'ho fatto di quando sono andata a Siena, l'ho fatto di quando vado a Castellazzara, però quelli lì tutti i giorni sono sempre uguali, insomma, due palle mi sono venute e quindi lì per lì mi sono cancellata. Poi se deciderà di far video, tornerà a far video di make-up, allora mi riscriverò, però ora come ora non me la sento, ecco, di seguire i suoi vlog in America, ma chi se ne importa, insomma, ecco, non 8. Vorresti fare un video con qualche YouTuber, se in particolare? Ma cioè
Cioè, se si fa un videoblog, sì, però altri modi per fare un video, io mi posso mettere ai livelli delle persone che seguo nel fare video, perché sono tutte più brave di me, perché hanno un'esperienza alle spalle. Io mi sono sempre truccata, è vero, sono 45 anni, tra poco sono 46 e mi sono sempre truccata, però non è che ho avuto una scuola da dire, sì, ho fatto un corso da Diego Della Palma per migliorarmi, ecco. Però non è che ho diplomi, che ho fatto questi make-up artist, com'è che si chiamano. Quindi voglio dire, cioè, se uno deve fare un videoblog insieme a una persona che seguo, ben venga, mi piacerebbe tantissimo. Però di fare video di trucco, che non mi ci metterei mai, perché avete presente quei video che facevano su Real Time, quelli lì della Clio che truccava le persone, si insegnava, ecco, in che modo potrei fare tutta il più te bet fa così, quell'altro te fa così, allora io ci faccio, perché se no sono un po' una chiavica io, ecco, insomma. Allora, 9, ti meriti questi iscritti? Sono pochi, sono tanti. Allora, mi merito questi iscritti, ma piano piano il canale sta, cioè non sono io a decidere se mi merito o no questi iscritti. Piano piano il canale sta crescendo, mi fa tanta piacere, anche perché ho visto che l'iscrizione io l'ho fatta a YouTube, l'ho fatta nel 2012, però ho iniziato a girare video nel 2013, capito? Quindi diciamo, ecco, che piano piano il canale sta crescendo e sono contenta, nel senso che mi merito tutti questi iscritti. Non è che ho tanti iscritti io, però piano piano, ecco, per fare il che bisogna andare veloce. Oh, ha visto quello, mi sei iscritto, oh, quell'altro mi sei iscritto. Sì, io cerco di fare pubblicità, di far conoscere il canale, cioè, perché almeno voglio dire, più si guadagna fiducia a far video, poi mi commentate, quindi a me mi fa tanto piacere quando vedo commenti sotto i video e posso parlare con voi direttamente, di dire una ti dà un consiglio, uno un altro, uno ti dice una cosa, uno te ne dice un'altra, anche il solo semplice consiglio, oh Beth, sono passata, un bacino, mi fa piacere lo stesso, ecco, a me. Allora, 10, perché il tuo canale si chiama così? Allora, il mio canale si chiama Elisabetta Pollini perché è il mio nome. Prima si chiamava La Strega, poi dopo YouTube, ve l'ho già raccontato, no, e Google mi disse di cambiare il nome perché La Strega non era un nome che si poteva usare. Allora, Misi Bet Pollini. Poi ho messo per via della partnership, lì com'è che si dice, non mi ricordo ora, non so, io me ne intendo di queste cose, mi hanno fatto mettere il mio nome vero per varie cose. Allora mi chiamo Elisabetta Pollini, però tutti mi conoscono come Bet, La Strega, insomma. 11. Quanto tempo impieghi per girare un video? Ma il video dipende, ecco. Ora io non è che sto sempre fissa quando faccio video, perché vi farei venire di qua dalla videocamera per vedere quello che succede quando giro video io, o c'è il gatto che entra, o il gatto, l'altro, la gattina l'ha vomitato, o quella ha fatto la cacca, o quella vuole mangiare, l'allo mi chiama, le figliole mi chiamano, e quindi voglio dire, non è che sto sempre precisa a girare un video. Poi magari faccio le mie cose e ritorno al punto dove l'avevo stoppato, insomma. Quindi diciamo un'oretta, una mezz'oretta, un'oretta, è facile girare video così. Dopo è l'editing che magari impiega un pochino di più, perché devi togliere le scene che magari sono un pochino più bruttine, scene dove ho fatto qualche figura di merda, a volte ce le metto, qualche papera che faccio, però è difficile, insomma, che quelle vengono tagliate, tanto sono momenti che servono a un cavolo, servono a prolungare la durata del video, e poi dopo ci vuole un casino per caricarli, perché è un periodo che YouTube, io non so come mai ci mette così tanto a caricare, dice dipende dalla connessione. Alla tutti ci sarà la connessione che fa schifo. Che fa schifo, perché voglio dire, tutti si lamentano di questo coso che ci vuole a caricare di YouTube, quindi non lo so. Allora, 12. Quanti video hai caricato su YouTube? Ma intorno, ora non mi ricordo, numero più, numero meno, intorno a 350, 360, non mi ricordo. Quindi intorno a 360 video.
Allora, 13 guadagni con YouTube? No, io non guadagno nulla su YouTube, assolutamente, anche perché il mio canale è piccolo ancora. Per guadagnare bisogna avere tanti iscritti e tante visualizzazioni. E poi non so nemmeno come si faccia a richiedere questo coso dei guadagni, insomma, assolutamente non guadagno nulla. 14. Hai amiche su YouTube? Sì, ho amiche, nel senso che io le reputo best friend, veramente girlfriend, com'è che si usa a dire in America? Proprio io le considero amiche del cuore, veramente sono persone che gli voglio un bene dell'anima e sono la Mary che si chiama Baby Mary 88, Be Mary Chanel 88 o come si chiama? Sì, mi sembra Mary Chanel 88, ora non mi ricordo di preciso. E poi ora ultimamente c'è la Camilla Milanese che la adoro proprio alla follia, la reputo veramente una persona importante perché sta facendo moltissimo per me, ha fatto, cioè, perché per me ha fatto tantissimo, veramente non me l'aspettavo un gesto del genere, quindi è una persona squisita, veramente la adoro. Proprio l'adoro. O chi è che mi rammenta con tanto furgo? Ah, mi fischia un orecchio da morire. Io odio quando mi fischiano le orecchie. Allora, dunque, 15. Amore, c'è Leo. E c'è Leo, c'è. C'è Lino. Facciamo video insieme. Oh, ti ho dato un bacino in un occhio, ma quanto sono stronza. Amore, Lino mio, sera, quando vieni ti vuole la tua tata. Allora, 15, hai mai litigato su YouTube? Perché? Sì, ho litigato in passato con una persona. Allora, io lo dissi già a suo tempo, ora non volevo stare a rimenzionare su quest'altra cosa, però, visto che c'è questa domanda, voglio chiarirla un'altra volta. Allora, avevo richiesto determinate amicizie su Facebook con delle persone che avevano dei canali su YouTube e avevano delle pagine private e pagine che io potevo seguire, cioè che tutti noi si può seguire su Facebook, no? Perché sempre ringhi? Che sei? Wow, scendi! Che cazzo! Brontolone ti devo chiamare, no Leo? Brontolo! Allora, a suo tempo avevo fatto questa amicizia su Facebook con questa persona. E questa persona, diciamo così, aveva dato la sua amicizia nella sua pagina privata, insomma. E dopo aveva commentato qualche foto che avevo messo su trucchi, sulle cose così, ma non perché eravamo amici, ecco, era una persona che io seguivo e mi aveva accettato l'amicizia. Altre persone che fanno video su YouTube, che per esempio come la Marta, Baby 88, o come si chiama? Sweet? Oh, vedi io i nomi poi dopo mi passano. Insomma, la Marta che fa, e gli avevo richiesto l'amicizia nella pagina privata e lei mi disse: scusate, mi passa tutta la concentrazione, non mi ricordo che volevo dire. Allora, ricominciamo da capo. Hai amiche, hai mai litigato su YouTube? Perché? Allora, è successo che io ho fatto un'amicizia su Facebook di una persona che seguivo su YouTube. Questa amicizia gliel'ho richiesta, me l'ha data, ha commentato qualche foto mia che avevo messo e io avevo commentato la sua, come di solito si fa, insomma, su Facebook, su Faccialibro. A un certo punto, da punto in bianco, mi toglie l'amicizia. E io non me ne ero accorta, vedevo che non mi apparivano più le cose sulla home page, però a volte Facebook fa degli aggiornamenti e succede che non si vedono certi aggiornamenti, cioè non si vedono più certe pagine, certe persone che sono tra la tua lista amici. Non so come mai fa così, però io non so nemmeno come si fa, se si deve mettere qualche cosina, perché sono un po' negata a queste cose. E insomma, avevo comprato una cipria che questa persona aveva fatto la review, insomma, perché era una cipria buona, era una cipria della L'Oreal.
E praticamente volevo taggare questa persona e dirgli di quanto era stato importante per me sentire le sue parole, di come parlava bene di questa cipria. E vado a vedere e non mi riesce più taggare questa persona perché non era più tra gli amici. Al che io gli scrivo in privato un messaggio e gli ho fatto, dico scusami, dico Edo, perché mi hai tolto dall'amicizia? E lui mi risponde, dice Facebook che mi ha fatto questo lavoro, mi ha tolto diverse amicizie. Ma dico che io sappia, dico Facebook non le fa queste cose. Comunque dico, te la posso rimandare, dico, ho comprato la... Dice no, no, dice non posso accettare l'amicizia. Ma dico, ma perché? Dico, c'è stato, cioè, qualche problema, ti ho offeso in qualche modo, non lo so. E lui mi ha risposto, dice, senti, dice, Facebook è mio, questa è una pagina privata, dice, no, non ti posso accettare l'amicizia. Dico, ma fino a ieri, dico, eravamo amici, dico, ma hai commentato delle foto, dico, vabbè, cioè, sono restata un pochino male. Ho fatto un video dove dicevo appunto di questo fatto, che ero rimasta male di questa cosa. Perché, cioè, senza motivo così si resta male, insomma. E lui mi ha scritto un messaggio privato dicendo di cancellare il video perché se no mi faceva scrivere dall'avvocato della sua mamma, la sua mamma si era offesa. Una cosa. Ma perché Dio mi devi minacciare così? Ah, dice perché Miki, un ragazzo gay che faceva video. E Gabriella di J'adore le make-up erano arrabbiati con me perché io avevo fatto quel video, cioè io in fin dei conti non avevo detto niente di male, cioè era un rammarico mio che avevo fatto sul video perché cioè non avevo più la sua amicizia perché mi aveva tolta l'amicizia così, non è che avevo detto niente di male. E lui ecco inizia a dire dammi il tuo numero perché la mia mamma ti vuole parlare. Ma come dico dammi il mio numero di telefono? Ma come ti permetti? Dico io il mio numero lo do solo alle persone che ritengo amiche, non lo do all'ultimo avvenuto. E poi perché la tua mamma mi deve parlare, mi deve far aggredire dall'avvocato? Ma come ti permetti? Cioè voglio dire, perché c'ha due spicci ti credi di essere i principali? Ma non credo proprio. Insomma, successo una polemica per questo fatto, cioè, tra l'altro, per una cazzata, perché io non è che avevo detto nulla di male, ecco. Tra l'altro, con Miki mi sono chiarita. Con Gabriella non abbiamo mai avuto modo di parlare, se voleva parlarmi, io ero lì, ecco. Poteva scrivermi benissimo. E ora va a dire a tutte che mi odia perché io sono fatta, sono detta, cioè, voglio dire, ma... Tesoro, rilassati, insomma, via. A me non mi viene nulla, ecco, io ho semplicemente detto quanto ero rimasta male. Poi, cioè, voglio dire, hai continuato te a farmi delle minacce, dopo è logico che io ho fatto un video dove, appunto, spiegavo del perché. Io ho tutte le lettere che mi ha mandato ancora lui, ecco, capito? Comunque, la persona in questione è Star Fashion. Edoardo si chiama lui, Edo, boh, penso così, ecco, ora manco mi ricordo, Star Fashion, il canale si chiama, non me lo ricordo, comunque ecco, è lui la persona con cui ho litigato, e il perché è questo, poi una cazzata, cioè voglio dire, perché, cioè se lui fin dall'inizio mi aveva detto, no Beth, guarda, questa è una pagina privata, è mia personale, non accetto persone che non conosco, cioè io mi tiravo indietro, non succedeva nulla, però dal momento che te mi hai accettato l'amicizia, poi me la togli e mi dici le cazzate, no, io non ti posso aggiungere più perché questa è una pagina privata, alla finora era pubblica, insomma, boh, ecco. Per le cazzate che mi ha detto, insomma, sono restata un po' male ora di quello che va a dire in giro, che mi odia da morire, va bene, ma non me ne importa, ecco, che vuoi che sia, tanto ce n'è tante di persone, per ogni persona che ti ama ce n'è tre che ti odiano, quindi è bilanciata la cosa. Allora, l'ultima domanda, 16, tagga almeno 5 YouTubers che vorresti facessero questo video. Allora, io taggo la mia Mary, la mia pupina amorosa, che poi la Camilla, la mia Camillina amorosa mia,
E poi voglio taggare anche una ragazza che ultimamente che non seguivo da, non seguo da tanto tempo, la seguo da poco, però mi piace tantissimo, però lei non segue me, non sa nemmeno che esisto. Sì, ogni tanto mi risponde ai video, comunque a me lei piace molto e se c'è qualcuno che magari è amica sua e glielo vuole dire, ecco, io la taggo volentieri. Lei si chiama Dery Bruno, è favolosa, è meravigliosa, fa dei video che mi piacciono tanto. Mi piace il suo modo di truccare, di truccarsi, mi piace il suo modo di spiegare le cose, è simpaticissima, mi fa morire dalle risate e quindi sì, voglio taggare anche lei. Poi voglio taggare Giulia Generalia, che è bravissima lei nelle review. Ora non so se farà questo tag perché non credo che faccia video tag di questo genere, comunque mi piacerebbe, ecco, taggarla. E poi la Ingrid è favolosa. Non so nemmeno se guarderà il video, però io mi piace un casino tantissimo e quindi sarei curiosa di se facesse questo video. Ragazze, vi saluto perché si è già fatto le 6, quindi le tardi, qui che monto il video e tutto. Buonanotte, a domani, ecco. Va bene, ragazze, vi saluto, un bacione grande, enorme. Ciao belli, alla prossima.